Rio Nero, tutto sommato, è un paese strano. È così, alcune volte finisce anche per essere divertente. È un paese in cui le case vengono dichiarate pericolose, a pericolo di crollo, ma non si fa nulla. Vi sono altre case in cui crescono gli alberi nelle murature, alberi che reggono e reggono da decenni senza che nessuno faccia niente. E poi invece gli alberi che sono piantati vengono giù. Come è successo questa mattina? Lunedì 1 febbraio, anzi martedì 1 febbraio, chiedo scusa, viene giù quest'albero ed è il secondo nell'arco di un mese. Come potete vedere alle mie spalle ci sono le radici di questo albero, un albero che era abbastanza alto e francamente io non sono un tecnico, non sono un agronomo e non sono nemmeno un tecnico forestale convenzionato col comune di Rio Nero, ma nonostante queste mie carenze, evidentemente carenze intellettive o per meglio dire conoscitive, mi sembra strano che queste radici potessero reggere quest'albero. Che succede? Cade l'altro albero, il primo albero che è caduto qui in villa. Si fanno degli accertamenti, la villa viene interdetta al traffico, viene interdetta ai pedoni per rischio caduta di alberi, perché tutto sommato quest'albero era di alto fusto e come potete vedere il tronco era abbastanza grande, quindi fosse caduto mentre qui c'erano dei ragazzi e questo vicino al cinema, l'ex cinema Vorrasi, è un luogo di ritrovo dei ragazzi. Bene, fosse caduto mentre c'erano dei ragazzi, io non voglio immaginare cosa sarebbe successo. Ritorniamo al primo albero caduto. Il comune di Rio Nero aveva chiuso la villa con una sua ordinanza per pericolosità dei luoghi. Noi non sapevamo che il comune di Rio Nero ha anche un tecnico convenzionato, un agronomo, pagato dal comune di Rio Nero perché curi il verde, si occupi del verde e ovviamente salvaguardi il verde e la gente dal verde. Bene, è stato fatto un sopralluogo, vi è stata anche un'interrogazione comunale, un'interpellanza fatta dal consigliere di minoranza Donatello Mininni, che anche lui è dottore agronomo, aveva chiesto di verificare se questi alberi potessero reggere o potessero costituire un pericolo per la pubblica incolumità. L'assessore al ramo, è il caso di dirlo, assessore al ramo e vice sindaco, ha risposto al consigliere Mininni che non c'erano problemi, perché il dottore agronomo, pagato dal comune di Rio Nero, che era venuto qui a fare il sopralluogo, aveva stabilito che quell'albero era caduto per un insieme di concause. Lascio da parte l'ironia perché anch'io sarei capace di dire un albero è caduto per un insieme di concause, solo che se lo dico io il comune di Rio Nero non mi paga. Se lo dice un dottore in scienze forestali, non so in quale specifica materia, viene pagato dal comune e quindi si stabilisce che quell'albero è caduto per un insieme di concause. Ci chiediamo oggi, 1 febbraio, questo secondo albero per che motivo è caduto? Per altre concause? Perché c'era il vento? Perché ha piovuto? Perché era lunedì sera? Ci saranno state delle concause, ma è caduto un altro albero per concause varie. E non basta, perché cosa che abbiamo scoperto, Pino, ti pregherei di girare con la telecamera, questa mattina mentre tagliavano questo albero caduto, lo riducevano in pezzi per portarlo via, hanno deciso di tagliare anche un altro albero, è rimasto solo il tronco, perché evidentemente si era deciso, si è valutato che potevano esserci delle altre concause che potevano far cadere anche quell'altro albero e lo hanno tagliato. Ora io mi chiedo, un comune può ogni tanto valutare le cose in modo serio, approfondito ed evitare problemi? Ripeto, abbiamo case che stanno lì lì per cadere, non lo dico io, lo dicono i tecnici che sono andati e hanno stabilito che lì c'è pericolo di crollo e la casa resta lì,
vi è Palazzo Ciasca con gli alberi all'interno, credo non sia molto stabile, io non sono un tecnico, ma potrebbero esserci delle concause, anche lì una nevicata, una scossa di terremoto, anche lieve, qui siamo in zona sismica. Potrebbe cadere per un insieme di concause anche Palazzo Ciasca, e intanto sta lì, come quest'albero, che per un insieme di concause è caduto dopo un altro albero caduto per concause, e per fortuna anche questa volta non è successo niente. Ma perché si prendano dei provvedimenti seri, c'è bisogno che scappi il morto. Forse potremmo evitarla, quest'altra evenienza, e valutare con più attenzione, visto che ci sono dei tecnici pagati dal comune, pagati dai soldi, con i soldi pubblici, forse sarebbe il caso che le cose comincino a lavorare. Perché non è più il caso che, come è accaduto in piazza, come abbiamo detto, vi siano dei tecnici comunali che attestino il falso, dei tecnici comunali che paghino con i soldi pubblici, esulando, contravvenendo a quella che è la norma sugli acquisti della pubblica amministrazione, e non succeda niente. Come è successo oggi, con un altro albero caduto per concause che erano state giudicate irripetibili quando è caduto il primo albero. Ed ecco l'irripetibilità delle concause. Cos'altro dobbiamo aspettare? Se il cemento ti chiude.